che sono del tutto sconosciuti in occidente e eh, però sono figure veramente importantissime nel mondo indiano, molto conosciute perché sono i padri fondatori di eh, discipline e materie che ora via via vedremo. Uno di questi per esempio è eh, Aryabhatta, astronomo e matematico, e uh, un errore che viene comunemente fatto è quello di attribuire lo zero agli arabi, si dice lo zero arabo, in realtà no, gli arabi non hanno scoperto né inventato nulla, ma lo hanno preso lo zero da, uh, dal mondo indiano e recentemente, pochi anni fa, uh, alcuni, uh, alcune scoperte hanno permesso di confermare questo fatto ed è veramente incredibile, a dimostrazione di come gli indiani insomma, ne sapessero veramente tanto. Un altro personaggio, vedete alcuni nomi sono un po' impronunciabili, è Bascar Acharya. Acharya è un titolo onorifico eh, del tipo Sommo Maestro, è il creatore dell'algebra in tempi veramente antichi. Un altro grande personaggio è Kanada o Kanad, che è l'ideatore della teoria atomica. Qualche secolo prima rispetto ai Greci, si parla del VI secolo a.C. Quindi indipendentemente dai Greci, in India c'è un personaggio, Canada, che fa parte di una corrente di pensiero particolare, la chiamata Vaisheshika, eh, che appunto teorizza l'esistenza di qualcosa di infinitamente piccolo che costituisce eh, la materia, tutto il mondo visibile. Poi troviamo ad esempio Nagarjuna. Nagarjuna è il padre della chimica e dell'alchimia eh, indiana e ancora oggi gli sono dedicate intere università in tutto il subcontinente indiano. Altri personaggi importantissimi, eh, soprattutto nel nostro discorso, sono Charaka e Sushruta. Queste due figure chi sono? Sono i padri della medicina e della chirurgia. Del mondo indiano, sono coloro che porta, portano e porteranno eh, la Jurveda in alcune sue branche specifiche eh, tra la gente comune e quindi daranno il via a uno sviluppo enorme della medicina indiana, che è appunto la medicina iurvedica. Tanto osteggiata in Occidente, ma in realtà anche qua è un intero mondo tutto da scoprire perché la tradizione stessa vuole che. Ehm, Praticamente un, uno dei sette saggi di cui parlavamo prima e di cui riparleremo dopo, che si chiamava. Bharadvaja fosse molto anziano, ma non volesse morire, ovviamente è un desiderio di tanti. Quindi, che cosa fa? Si, eh, si reca dall'essere supremo, che in quel caso è personificato dal dio Indra, e gli chiede qualcosa per poter eh, curarsi, per poter stare bene e quindi proseguire le sue ricerche, i suoi studi per molto tempo ancora. E che cosa fa Indra? Gli dona una parte della Ayurveda, non tutto, quindi della medicina. Indiana, dicendogli espressamente che però questa conoscenza non doveva rimanere un, un appannaggio solo suo ma lui la doveva condividere con eh, il, la gente comune con dei discepoli che l'avrebbero dovuta studiare perché eh, doveva essere a beneficio di tutti e la cosa curiosa così avvenne secondo la tradizione che Bharadvaja, dicevamo, colui che porta dagli dèi agli uomini la Yurveda, la medicina indiana, è lo stesso personaggio che noi troveremo dopo, ad esempio, nel Vimani Shastra. Era anche colui che era stato deputato a conservare tutte le conoscenze scientifico-aeronautiche del mondo che era preceduto al nostro, quindi della civiltà precedente alla nostra. E erano conoscenze ovviamente donate anche qui dai Deva. Quindi vedete come questi personaggi sconosciuti ai più in Occidente, in realtà nel subcontinente indiano, siano veramente importanti e siano alle origini di tradizioni che durano ancora oggi. Varamikir è stato un astrologo e un, un astronomo, Patanjali, famoso per lo yoga, l'Yoga yoga sutra di Patanjali, anche se su Patanjali brevemente si potrebbe dire tanto perché non sappiamo se è stata una persona unica e reale oppure siano stati più figure che hanno assunto un nome comune e hanno dato poi origine in un certo periodo storico a quella che è la tradizione dello yoga che insieme eh, appunto al suo interno anche molte conoscenze che riguardano eh, la, la, la medicina iorbedica e, cosa bellissima, le cui prime statuette sono state trovate proprio a mohenjo e a Rappa e sono datate a, a 4.500 anni fa, quindi 2.500-3.000 a.C., quindi... Vedete anche la congiunzione tra la civiltà vallinda e quello che è l'India, l'induismo e la civiltà indiana moderna. Sulla sinistra vedete Baradvaja, VIII secolo a.C., pioniere dell'aviazione e eh, si parla appunto dell'Ottocento a.C., quando è datato il Vimani Kassast, almeno nelle sue prime forme scritte. Capila o Capila, che è il padre della cosmologia indiana, e anche qua, per farvi un solo esempio, nel mondo indiano lo rivedremo dopo con il Surya Siddhanta, che è uno dei trattati astronomici più antichi. Nel mondo indiano si conosceva l'esistenza delle galassie, e la nostra veniva chiamata Shishumar da eh, Capila e da tutto quello che è la tradizione che eh, origina con lui. Qui addirittura vedete che ha delle origini mitiche, potremmo dire, perché viene collocato nel 3000 a.C., quindi 5000 anni fa, secondo gli indiani, ma per loro è normale dare queste date e si troverebbe proprio in piena civiltà vallinda. Quindi è bello, affascinante, interessante vedere questa prosecuzione storica che da tempi così antichi arriva fino ad oggi. Un altro argomento di cui parlavamo prima, gli universi paralleli. Uh, come ben sapete, questo termine viene coniato in, in tempi molto recenti, alla fine dell'Ottocento, ma come si diceva prima, e qui vi ho messo alcuni brani perché mi sembra bello leggere le fonti originali oltre che raccontarle, nel mondo indiano noi queste conoscenze le troviamo già in tempi veramente antichi, anche con quei signori che abbiamo visto poco fa, alcuni di loro. E ad esempio la Bhagavata Purana, ho riportato i versetti per chi fosse curioso di confermare quello che ho scritto. Eh, nella Bhagavata Purana viene detto: ogni universo è coperto o incluso da sette livelli: terra, acqua, fuoco, aria, cielo, l'energia totale e il falso ego. Ovviamente. In tanti casi si dà anche un'interpretazione più teologica che scientifica, ognuno dieci volte più grande del precedente. Ci sono innumerevoli universi oltre a questo, e anche se sono illimitatamente grandi, si muovono come atomi in te. Pertanto siete chiamati senza lì. Mille concetti che ritroviamo nella fisica moderna, dalla teoria delle stringhe alla fisica quantistica. <ride> al micro e macrocosmo, il grande il piccolo che contiene l'infinitamente grande. Peccato che questo testo viene messo in forma scritta circa nel terzo quarto secolo a.C. e ci dà ci dona tutta una serie di concetti che sono veramente incredibili e sono eh, oggi anche fonte di, di grande interesse per alcuni scienziati aperti di mente perché ci ritrovano e sono stati loro a ritrovarli riferimenti appunto a quello che vi dicevo, alla teoria delle stringhe o a eh, teorie degli universi paralleli, che sono sempre più credibili, uno di questi non so se lo pronuncio bene, anche Michio Kaku che eh, si è posto un po' anche certe volte fuori dai margini del mondo accademico ufficiale perché con certe sue esternazioni è andato ben oltre quello che diremmo noi si potrebbe e si poteva dire. Però lui è uno di quelli che leggendo e studiando i test indiani ha fatto questo tipo di affermazioni. Un altro brano, sempre della Bhagavata Purana, ci dice «Dopo aver separato i vari universi, il gigantesco corpo universale del Signore, inteso il Signore Supremo, il Dio Supremo, che è venuto fuori dall'Oceano Causale, il luogo dove apparve il primo Purushavatara, è entrato in ciascuno dei distinti universi, volendo giacere sulle acque trascendentali da lui create». Sono versi apparentemente criptici, ma che ci danno delle informazioni importanti quello che si diceva prima eh, nella Brahma Samhita si dice la stessa cosa dicendo che è Vishnu e che Vishnu entra in ogni universo generando la vita dal nulla e questo è bellissimo e ritorna anche con tante Tante teorie, tante anche con la stessa panspermia di Chandra Vikramasing che sono state portate avanti negli ultimi decenni. Un riferimento apparentemente alla teoria delle stringhe, sempre la Bhagavata Purana, ci dice che gli strati o elementi che rivestono gli universi sono ognuno 10 volte più spesso di quello precedente. Tutti gli universi raggruppati insieme appaiono come gli atomi in una combinazione enorme. Anche qua c'è chi ha letto, per me a buon diritto, dei riferimenti a quella che noi oggi chiamiamo teoria delle stringhe. Ora non sono un tecnico, ma eh, detto semplicemente, l'universo visibile che noi vediamo è costituito da queste stringhe in 11 dimensioni che danno origine a quello che vediamo. E, eh, e percepiamo e ritroviamo queste cognizioni appunto in un testo veramente antico che ha almeno 2400 anni. Un'altra eh, cosa estremamente interessante che troviamo nel mondo indiano e qui vi ho messo anche una chicca nella slide dopo è il fatto che eh, passiamo dalla fisica, dall'astrofisica agli universi paralleli a conoscenze che non dovrebbero esistere. Una di queste è la clonazione, ma Dovevo essere più preciso nello scrivere gestazione extrauterina, cioè nel far crescere un feto fuori dal grembo materno e eh, farlo crescere in degli uteri artificiali. Ora, conoscete il Mahabharata, conoscete, è un poema epico immenso, considerate che sono più di 100.000 shloka, noi diremmo versi, Prendete la uteto o la Treccani e moltiplicatela per 10, quindi capite quanto sia vastissima, immensa e eh, ovviamente all'interno troviamo tantissime informazioni, direi infinite informazioni, ma il punto nevralgico cos'è? È la battaglia tra due famiglie imparentate tra di loro, i Pandava che tra virgolette sono i buoni, che hanno l'aiuto di Krishna. E, um, I caurava che sono considerati diciamo i cattivi. E uh, la cosa assurda, la cosa incredibile è la descrizione di come nascono questi uh, fratelli. Caurava. Sono 100 fratelli Caurava, 100 fratelli gemelli. E una sorella, quindi in realtà sono 101. Praticamente la loro madre rimane incinta, ma dopo una gestazione che dura per due anni, lei ancora non aveva partorito. Quindi eh, si provoca, ve la sintetizzo moltissimo: si provoca un aborto spontaneo, e quello che esce dal suo corpo. Il Mahabharata ci dice essere una, uh, una sostanza grigiastra. In quello stesso momento, chi arriva? Una persona che vi avevo citato prima, Vyasa. Vyasa, quello che aveva diviso il Veda, il grande saggio dell'antichità, che era stato uno dei primi depositari delle conoscenze che i Deva avevano donato all'umanità. Prende questa massa gelatinosa. E la divide in cento parti, la mette in cento urne che vengono chiamate, come potete leggere, cicciamasa, il riferimento lo troviamo anche lì, anche qui nel Rig Veda. Vi ho messo i versetti. Cicciamasa, che cosa vuol dire? Cit, energia vitale. Ciamasa, urna che contiene la vita. La descrizione che viene fatta nel Mahabharata è che queste cento parti, in queste urne particolari, Uh, generano dei corpi, generano degli uomini che sono i cento fratelli Kaurava. L'immagine che vedete era una riproposizione che Bollywood, la Hollywood indiana, aveva uh, fatto qualche anno fa, quasi dieci anni fa, riproponendo proprio questa scena. E il Mahabharata ci racconta proprio questa storia: cioè, queste cento parti di questo corpo, di questa sostanza abortita, crescono velocemente, più velocemente rispetto a un feto normale, danno origine a questi cento fratelli che sono praticamente invincibili. Infatti l'esercito dei Kaurava era inferiore di numero rispetto a quello dei Pandava, ma alla meglio fino a quasi la fine di tutta la storia raccontata nel Mahabharata, perché questi cento fratelli erano praticamente imbattibili. Ora, la cosa assurda è che noi qui ci troviamo davanti a una descrizione che non ha precedenti nella storia umana, non ha precedenti nelle letterature nelle epiche dell'antichità perché eh, è un qualche cosa di tecnologico che allora non poteva avere senso, non ci si poteva inventare una cosa del genere per giustificare la nascita di questi cento guerrieri potentissimi. E eh, però i testi sacri indiani, i testi indiani, il Mahabharata e Ramayana, per quanto siano poemi epici, sono considerati anche testi religiosi perché al loro interno sono inserite conoscenze di tipo religioso. La Bhagavad, Bhagavad Gita che citavamo prima. Scusate, certe volte i termini indiani sono un po' non sciogli lingua o ti incastrano la lingua. Eh, la Bhagavad Gita che citavamo prima, che viene chiamata il Vangelo d'Oriente, è incentrato sulla figura di Krishna ed è bellissimo, al di là di Krishna a chi può piacere a chi no, ma è un bellissimo libro da leggere. Nei testi indiani noi troviamo tanti riferimenti a questo tipo di nascite eh, o per esempio a figure che eh, si allontanano da Buloka, che è il nostro pianeta e eh, quando ritornano trovano tutti i loro parenti morti, quasi a riportarci alla mente quella che è uno dei principi del viaggiare vicino alla velocità della luce, cioè che per noi il tempo rallenta mentre scorre, diciamo, normalmente per chi si trova qui sulla terra, quindi sono alcune, come vi dicevo, sono tantissime le cose di cui potremmo parlare. Ho cercato di mettere le più carine, le più belle, anche le più sfiziose. Ma in questo caso, per esempio, succede qualcosa di straordinario quando vedete il primo ministro indiano afferma che la scienza della genetica esisteva anche nei tempi antichi. Narendra Modi, che è ancora oggi il primo ministro indiano, questo è un articolo del The Guardian of India del 2014, 28 ottobre. Uh, parlando appunto di un padiglione di un'università uh, un che era stata inaugurato appunto uh, e uh, un padiglione per le ricerche genetiche era stata invitata il primo ministro indiano Narendra Modi e uh, lui se n'era uscito con un'affermazione del genere, cioè poi, nell'articolo non ve l'ho messo tutto, ma lo dice chiaramente: dice, noi in India facciamo studi e sperimentazioni genetiche fin dai tempi più antichi, da migliaia di anni. Il suo riferimento era proprio quello alla nascita dei cento fratelli Kaurava. E lo dice un primo ministro indiano, è un po' come se il draghi o la Meloni di turno. Uh, facessero un'affermazione del genere in Italia, ovviamente, per loro è normale perché nella loro cultura e nelle loro tradizioni sono cose che sono dei dati di fatto, mentre per noi occidentali che leggiamo una cosa del genere. Diremmo sicuramente ma questo è impazzito, cosa cavolo sta dicendo? Invece no, perché abbiamo visto poco fa come certe conoscenze con gli occhi di, eh, di allora, con gli occhi di chi scrisse quei brani del Mahabharata però ci descrivono delle gestazioni extrauterine e eh, un, anche una manipolazione genetica per suddividere appunto 100 embrioni diremmo oggi in 100 parchi e farle crescere all'interno di queste urne. Qui veniamo un po' più al tecnicismi legati ai Vimana, per chi non conoscesse i Vimana sono i velivoli degli dei, sono i mezzi attraverso cui si spostavano Uh, nel cielo, nello spazio e non solo, anche sulla terraferma o sotto l'acqua, e uh, troviamo tantissime descrizioni nel mondo indiano di, uh, di questi velivoli. E la cosa incredibile è che non è il carretto trainato da cavalli di Apollo, non è. Una rappresentazione allegorica di qualcosa che esisteva a quel tempo, ma eh, sono dei veri e propri palazzi. Infatti, in questa, questa rappresentazione, che si trova molto spesso, si trova nel Palazzo Bianco Imperiale di, eh, in Thailandia, e raffigura proprio una scena del Ramayana. Dove eh, appunto si vede questo palazzo volante per indicarne non solo la potenza, ma anche la grandezza, appunto, che vola nel cielo. Di raffigurazioni ce ne sono tante. Questa, per esempio, è una pubblicità che Air India, non so se esiste ancora, eh, che era la compagnia di bandiera indiana, pubblicò eh, su, grandi, su vari giornali sia indiani ma anche occidentali, inglesi, nel 1980 e in soldoni diceva, è una scena ri, ricreata di Ramayana, diceva noi vogliamo sui cieli dell'India dal 3000 a.C., quindi anche qua gli indiani, per loro è 5.000 anni fa, per loro è normale il fatto che esistessero dei velivoli 5.000 anni fa che solcassero i cieli. Questa invece, anche qua, non so se esiste più le compagnie Aeree eh, nascono e muoiono come un, un respiro in tutto il mondo, non solo in Italia. Con Alitalia, questa era la Biman Airlines, che era la compagnia di bandiera del Bangladesh, eh, nella lingua del Bangladesh, come in quella indiana, la B e la V sono intercambiabili, per cui. Potete leggerla anche V-Man Airlines, questo per dirvi come da allora siamo arrivati ad oggi. Viman è un qualcosa che, da sempre in quei, in quei luoghi, in quel mondo, indica qualcosa che vola nel cielo e eh, è, eh, ha una propulsione, una propulsione, come noi oggi potremmo appunto vedere un jet o un velivolo anche avveniristico. Quindi vedete come questo concetto è connaturato profondamente all'interno delle loro tradizioni e della loro cultura. Questa invece è una rappresentazione classica, lo vedremo dopo, tratta dal Vimani Casciastri. In realtà tante cose di questa rappresentazione non ci dovrebbero essere, sono quelle eliche perché se leggete il Vimanika Shastra vi renderete subito conto che eh, non si parla di eliche, ma si parla di qualcosa di molto simile a delle turbine, si parla di motori che funzionano, anche qui interessante, so che ne hai parlato di recente, con un propellente che è il mercurio, che è un elemento veramente importante, interessante per tantissime culture, ma sul Vimanika Shastra ne parleremo fra poco. Non so se volevi aggiungere qualcosa a te Max. Ma... Guarda il commento, e poi dopo, ovviamente, ci sono anche tutti i ragazzi del team che possono intervenire. Il commento che mi viene da fare è che, così per diciamo, l'ingegneria genetica di cui hai parlato adesso, o piuttosto che in questo momento stai accennando al Mercurio, casualmente. Sono le stesse cose che poi troviamo anche in altri testi sacri o comunque mitologici di altre culture diverse. Insomma, la parte di ingegneria genetica è scritta nero su bianco nell'Antico Testamento, basta, insomma, leggere neanche troppo tra le righe. Anche questa parte, eh, diciamo, di oggetti volanti, credo che Mauro l'abbia approfondita molto bene, no? andando a fare delle traduzioni opportune dove invece di mettere glorie a destra e manca, così distribuite solo uh, per mascherare il reale significato di quello che c'era scritto, alla fine si parla di uh, veicoli, si parla di oggetti quantomeno tecnologici che si muovono, si spostano nei cieli. Quindi si trova anche un po' in tutti questi aspetti la tua introduzione, cioè un mondo connesso dove alla fine ritroviamo le stesse cose un po' ovunque, certo magari raccontate con termini diversi. Raccontate in testi, diciamo, diversi, ma poi alla fine, scavando, eh, si trova sempre la stessa verità. No, no, assolutamente sono d'accordissimo. Li troviamo in tantissime tradizioni e culture, non me ne vogliate, ma forse nel mondo indiano, in tanti casi, non sono state coperte da quel velo, da quell'interpretazione teologica religiosa in cui un termine si trasforma in gloria o spirito, ma viene detto chiaramente che i Deva si spostavano a bordo di questi oggetti e che era impossibile altrimenti per loro spostarsi. Per cui, più chiaro di così, insomma, però ci fa capire appunto come nell'antichità il mondo fosse interconnesso e probabilmente qualcun altro si spostasse da una parte all'altra del nostro pianeta. quindi eh, insomma... L'altra parte nel momento in cui ammetti che il mondo fosse interconnesso, la domanda dopo è come. <ride> Evidentemente ci deve essere una tecnologia di comunicazione o di trasporto o entrambe che lo rende connesso, altrimenti non è, non è sensato quello che si dice. Di Mana, uh, se ne parla tanto, quasi sempre male, ma uh, si tratta di qualcosa di concreto, di tangibile, qualcosa che viene citato, come vi dicevo, in tantissimi testi sacri che vi farò vedere dopo. Questi sono due articoli scientifici apparsi in riviste scientifiche in inglese, ma che sono. Prevalentemente indiane a cui ho collaborato e, eh, ed era, e sono state la base poi di una cosa che vi faccio vedere fra poco. Ma si è tentato io, da antropologo, studiando i testi e quindi fornendo le fonti a un team di ingegneri, in particolar modo la dottoressa Cavia Vaddadi, che è un ingegnere aeronautico, eh, si è tentato di creare dei prototipi, di ricreare, tra virgolette, passatemi il termine in laboratorio un Vimane vedere se fosse aerodinamico, se potesse realmente spostarsi. Oppure no, ovviamente le informazioni sono scarne, poi lo vedremo dopo il perché, ma eh, quello che abbiamo fatto poi è stato mh, utilizzato per creare dei modellini con le stampanti 3D che oggi diciamo sono utili in tanti settori. Questa è una simulazione fatta dalla dottoressa Baddadi con dei software appositi eh, per il calcolo, se non sbaglio, del flusso aerodinamico eh, e quello che ne viene fuori è che anche eh, mh, creando delle strutture simili a delle eliche o dei tioni quello che ne viene fuori è che queste strutture, per quanto sembri impossibile, con i giusti propulsori o i giusti sistemi di propulsione, sono altamente aerodinamiche, sia nell'atmosfera terrestre, sia ovviamente all'esterno, nello spazio, dove non esiste l'attrito. Ma per quanto sembri strano, una forma definiamo la piramidale o quasi come questa, è del tutto aerodinamica e può eh, raggiungere alte velocità senza avere dei danni strutturali o dei danni ad alcune sue parti di, di, eh, nel corso di breve tempo. Quindi quello che viene descritto in certi testi sacri, eh, al vaglio di esperti, di ingegneri aeronautici, eh, è risultato essere effettivamente un velivolo che poteva volare e eh, cosa è successo ovviamente io collaborai per quanto riguardava eh, Moen Jodaro con History Channel con Ancient Aliens eh, insieme alla dottoressa Baldadi siamo stati richiamati no, io sono stato richiamato lei chiamata per eh, ricreare negli Stati Uniti questi modellini questo è uno tra i vari che sono stati realizzati e sono stati testati in dei tunnel del vento eh, a livello universitario e quello che ne è venuto fuori, anche qua la prova, l'ennesima prova è che si tratta, per quanto possa sembrare incredibile, assurdo per la forma che hanno, ma si tratta di velivoli eh, altamente eh, aerodinamici che, se fossero costruiti oggi avessero il giusto sistema di propulsione, non avrebbero impedimenti a spostarsi. All'interno della nostra atmosfera, anche al di fuori ovviamente, ma come ben sapete, nell'atmosfera abbiamo l'attrito, abbiamo tutta una serie di elementi fisici che danneggiano soprattutto nel corso del tempo un velivolo, non lo chiamerei aereo. Quindi anche qua eh, test fatti recentemente, vedete il 2017, quindi. Cinque anni e poco più fa hanno uh, riconfermato ulteriormente che uh, i Vimana descritti all'interno dei testi sacri erano dei velivoli che potevano volare e non avevano nessun tipo di problema. Ma studiando i testi sacri indiani uh, troviamo tanti riferimenti a uh, qualcosa che non dovrebbe esistere. Qui sono andato troppo avanti. Um, uno di questi, ed è quello che a me interessa particolarmente, non è il primo, ma è il secondo, il Chumbakmani. E gli altri due sono il Vakra Prasarana Yantra. Yantra vuol dire macchina. Il uh, Vraka Bhakra Prasarana Yantra sarebbe una macchina che avrebbe permesso uno strumento interno al Vimana, che gli avrebbe permesso, se inseguito da un altro Vimana, di muoversi nel cielo zigzagando, e c'è descritto appunto nel, in vari testi il funzionamento di questo macchinario. Mentre quello che vedete in basso, Vanta Pramapaka Yantra. Uh, è in realtà un, uh, uno spettrometro, cioè uno strumento per vedere la composizione, la classe spettrale, soprattutto delle stelle. E si parla anche qui di testi messi in forma scritta tra il terzo e il quarto avanti Cristo. Ora mi chiedo, noi abbiamo iniziato a usare queste tecnologie? tra la fine del Settecento e soprattutto l'Ottocento, in tempi recentissimi, cosa se ne facevano in quelle epoche di uno spettrometro per osservare le stelle. Capiamo tante cose sulle loro conoscenze, ma capiamo che c'è qualcosa che non torna. Ma se noi parliamo di quella, quello che vedete in mezzo, il Chumbakmani, è ancora più incredibile, perché in vari testi, tra cui il Vimani Shastra, ma anche il Surya Siddhanta, ve li cito perché... È giusto citarli, viene citato appunto questo Chumbak Mani che era una delle macchine utilizzate all'interno del Vimana. A cosa serviva? Era un liquido che sottoposto a raggi solari e agitato produceva elettricità. Anche qua si dovrebbe aprire un enorme capitolo. L'elettricità è ben nota nel mondo antico indiano, addirittura abbiamo testi come la Gastia Samita che parlano di come creare delle batterie in serie, ma il Chumbak Mani in realtà che cos'era? Era un pannello solare in forma liquida. E anche qua noi lo troviamo descritto almeno mh, dal III-IV secolo a.C. Non contenti, eh, un docente universitario di nanotecnologia all'Università di Bombay, poi diventato preside dell'università, oggi è andato in pensione, in pensione Maeshwar Sharon, era talmente sbalordito da, dalla descrizione di questo, uh, di questo macchinario che, da buon docente di nanotecnologia, ha detto: Proviamo a ricrearlo. E la cosa incredibile: questo è un, un articolo scientifico, è che ci è riuscito. Lui, uh, in tempi recentissimi, si parla del 2013, è riuscito a creare il Chumbak Mani, descritto nei testi uh, sacri indiani quindi a distanza di più di 2000 anni da quando era stato messo in forma scritta, ed è effettivamente un pannello solare liquido. Ora, com'è possibile che questa gente abbia potuto uh, dare gli ingredienti, mh, passatemi i termini, e il metodo per creare una sostanza del genere più di 2000 anni fa? Quando noi i primi pannelli solari li creiamo in Giappone all'incirca all'inizio degli anni 70, e che io sappia ad oggi di pannelli solari liquidi non ce ne sono in commercio però neanche di motore neanche, neanche di propulsore al mercurio se per quello insomma c'è un po di rovine no, che fa... troviamo qui dentro che ci mancano ancora io credo che bisogna aggiungere quando parliamo delle scoperte moderne bisognerebbe sempre aggiungere eh, la sillaba riscoperte eh, di fronte a tutto quello di cui parliamo credo che la serata di questa sera che stai conducendo Parli fondamentalmente di come tutto quello che abbiamo scoperto recentemente in realtà sia una riscoperta di un qualche cosa che già conoscevamo. Serena, c'è una domanda? Sei muto. Ok, sì, eh, okay no. Eh, anzitutto buonasera a tutti. Io buonasera, avevo ciao. una domanda per Enrico: in realtà è una in due. Eh, parliamo appunto di Vimana, eh, se non ricordo male, nei testi sanscriti si fa anche vari riferimenti e differenziazioni dei Vimana. Le differenziazioni sono anche addirittura per, mh, per come venivano costruiti in base alla capacità eh, di comprensione dell'evoluzione umana e in più eh, i loro materiali venivano differenziati. Eh, a causa dei cambiamenti dell'atmosfera dovuti probabilmente a un drastico evento, io volevo approfondire un attimo anche questa cosa. Sì, beh, diciamo che nei testi sacri vengono descritti all'incirca 59 tipi di Vimana diversi, quindi si parla di 59 tipi di velivoli diversi. Poi, come forse sapete, il mondo indiano è diviso in quattro grandi ere e ogni era ha avuto i suoi sette saggi, ogni era ha avuto i suoi Vimana. Ad esempio, si dice che nella prima era, quella che viene chiamata l'età dell'oro, gli uomini non avevano bisogno di mezzi o strumenti per spostarsi, ma lo potevano fare liberamente proprio perché secondo le tradizioni indiane avevano un livello uh, spirituale, fisico e quant'altro superiore, potevano spostarsi senza l'impiego appunto di, uh, di, di strumenti, di macchine. Ma nel, nello yoga in cui noi viviamo, o in quello precedente, uh, sono descritti appunto questi 59 tipi di vimana che uh, sono incredibili nelle loro descrizioni. Ad esempio ci sono vimana che riescono a creare una cortina, viene detto di fumo, e quindi apparentemente sembrano delle nuvole o altri a mimetizzarsi come tra l'altro è stato sperimentato in anni recenti sull'F-22 e l'F-23 americano, quindi a usare dei polimeri che cambiano il colore oppure il, il colore della superficie del velivolo e quindi mh, riflettono quello che hanno attorno e diventano apparentemente invisibili. Queste sono descrizioni che vengono fatte appunto di alcuni tipi di vimana presenti nei testi sacri indiani. E come vedete appunto, continuando un po' la nostra chiacchierata: il Ciumbac Mani non è appunto il parto di, di qualche schizzato indiano occidentale, ma è un qualche cosa che ha passato il vaglio della scienza, è stato riprodotto, sono stati fatti anche dei brevetti, ma eh, a buon diritto, come succede sempre in questi casi, è stato subito messo nel dimenticatoio e che io sappia non c'è nessuna azienda che produce pannelli solari liquidi. Ma sarebbe interessante perché magari in certi casi potrebbe risolvere molti problemi, però qui abbiamo una tecnologia che ha almeno 2000 anni, ricordiamo che determinate conoscenze erano tramandate oralmente e poi tardi, in epoca tarda, messe in forma scritta, abbiamo appunto una tecnologia che ha almeno 2300 anni che ci descrive un pannello solare in forma liquida ed è qualcosa di veramente, almeno per me, ma penso anche per tutti voi, eh, incredibile. Parlando sempre di Vimana, sono tanti i testi in cui eh, sono citati, Ramayana, Mahabharata, Vimani Kashasta, di cui parleremo tra poco, il Samarangana Sutradhara, qui bisogna aprire una parentesi perché è veramente importante, sono tantissimi, anche i Purana, la Tarbaveda, lo Yajurveda, il Rigveda. Il Samarangana Sutradhara, che è quasi uno scioglilingua, ha una storia molto interessante perché in realtà è la collezione di tante conoscenze messe insieme. Nel, vide la prima, eh, fu pubblicato per la prima volta, se così si può dire, su foglie di palma nel 1051 d.C. da Bojadeva o Re Boja, Uh, che è stato un regnante, eh, realmente esistito, appunto, uh, e che volle la creazione di questo testo perché si rese a un certo momento conto che le conoscenze più antiche del, del suo regno, del suo popolo, si stavano perdendo, venivano dimenticate. Quindi mandò in tutto il suo regno degli emissari che. Con lo scopo precipuo di raccogliere le informazioni, le conoscenze più antiche e trasformarle in un testo che poi sarebbe stato conservato per i posteri. Questo testo eh, lo abbiamo ancora oggi. Questa è la copertina dell'edizione che ho. A, a Firenze, e um, per chi lo volesse si trova anche su Amazon, ad esempio, a, m, sulla sinistra la parte in sanscrito, sulla destra la traduzione in inglese. Un capitolo, che è il capitolo 31, di circa 200 pagine, è, è per noi fondamentale perché parla degli yantra e degli apparecchi tecnologici. però l'incipit di tutto questo capitolo è che solo una parte delle informazioni saranno rese pubbliche, divulgate. All'interno del testo, perché eh, nelle mani sbagliate alcune conoscenze potrebbero portare morte e distruzione quindi. Le, le, le conoscenze, le tradizioni più importanti sicuramente sono state conservate da qualche altra parte, da Bogia, ma certamente non sono state messe all'interno del Samarangana Sutradara. E ad esempio, il Chumbakmani viene descritto anche qui dentro, così come eh, vengono descritti i, eh, alcuni sistemi di propulsione che i Vimana avrebbero utilizzato, e tra questi. C'è ad esempio uh, un, viene chiamata caldaia perché ovviamente si usa dei termini moderni, ma era un motore che utilizzava il mercurio e che permetteva attraverso un processo molto complesso di generare una spinta enorme e quindi far spostare eh, il vimana e fargli percorrere anche in breve tempo eh, lunghe distanze, quindi con una velocità molto alta. E la cosa incredibile e questa a, a prova di scettico è che tutte queste descrizioni, tutti questi dati noi li troviamo in un testo che è acquistabile ancora oggi, che basta sapere che esiste, possiamo comprare, eh, non è economico perché è in due volumi e costa una settantina di euro, però per chi se volesse di Dare, lo può fare ed è un testo veramente bellissimo. Fatto è che comunque nel 1051 d.C. Uh, si parla di Vimana, si parla di Vimana azionati da propulsori a mercurio e non solo, si parla di pannelli solari liquidi, si parla di qualcosa che non dovrebbe esistere, si parla di neanche meno, poco meno di mille anni fa, ma tutte queste conoscenze... Nonostante gli scettici dicano che siano state inventate in tempi recenti, in realtà non lo sono, sono estremamente antiche e affondano, come ci dice la stessa tradizione del Samarangana Sutradhara, a conoscenze ancora più antiche tramandate e conservate appunto da maestri da bocca a orecchio nel corso dei secoli e dei millenni. E la cosa curiosa che ci dice anche il Vimani Kaśyāstra Uh, questa è una foto un po', un'immagine un po' datata, un disegno, non, non, non lo vedo bene, però uh, la parte apicale dei templi indiani, quella che vedete qui a forma di squedale, nell'architettura indiana, che viene chiamata Vastu, si chiama Vimana quindi questo è il vimana del tempio. Mentre tutta la struttura ci dice il Samarangana Sutradhara, le strutture dei templi indiani erano prese a modello dai vimana che venivano descritti nell'antichità. Quindi le tradizioni, le conoscenze che vengono riapplicate nell'architettura per rendere ancora più sacro uh, quello che erano i loro templi uh, e lo trovo veramente bello e affascinante. Qua veniamo a uh, da dove provenivano. Si parlava prima di astronomia, si parlava di vari personaggi che hanno uh, così uh, messo un punto nella storia dell'umanità, ma ci sono dei testi indiani, mh, che questo forse lo conoscerete, mh, ci sono dei testi indiani che ci lasciano ancora più attoniti perché un, uh, un brano del Padma Purana, il Purana del Loto, Uh, anche questo messo in forma scritta circa tra il V e il VI secolo a.C., quindi stiamo parlando uh, di circa 2500 anni fa, però come potete leggere a un certo momento ci dice verso alla fine che esistono almeno 400.000 specie simili a quella umana. Quindi, come si diceva all'inizio, Uh, nel mondo indiano parlare di vita nel cosmo non è nulla di strano, vengono citate anche Deva che viaggiavano nel cosmo e fra poco lo vedremo tra questi quattro Kumaras che curiosamente vengono descritti come dei bambini glabri senza peli, dai grandi occhi che erano anche un po' dispettosi e che si spostavano di uh, pianeta in pianeta, oppure Naradamuni che viaggiava di pianeta in pianeta per portare la conoscenza. Questo testo, che ha circa 2500 anni, ci dice che nel cosmo esistono almeno 400.000 specie simili alla nostra ed è sbalorditivo perché sì, i greci ci avevano parlato di vita nel cosmo, di una possibilità del genere, ma qui addirittura diamo delle stime, per cui è qualcosa veramente che supera ogni immaginazione. E a questo mi rifaccio con uno studio. Questa mappa che è diventata famosa negli ultimi anni, uno studio fatto da un personaggio, eh, un grandissimo personaggio, che fu David William Davenport, dovremmo dire Lord Davenport. Lui era nato in India eh, da una famiglia di latifondisti del tè, era un personaggio della, della, dell del mondo inglese. Dell'alta aristocrazia, aveva studiato eh, in scuole indiane, sapeva ben 14 lingue, tra cui il sanscrito. Lui leggeva e traduceva direttamente dai testi sanscriti. Va in Inghilterra perché fa parte della Royal Air Force. E poi, che cosa fa? Il destino ha voluto che venisse in Italia. Viene in Italia. Si sposa con un'italiana che eh, ho conosciuto e che mi ha donato una parte del suo materiale, tra cui i suoi diari. E lui in Italia. Scrive e fa buona parte del, del suo lavoro, tra cui un testo che vedremo dopo. Eh, ma soprattutto questa fu eh, fatta poco prima di morire. Morì giovanissimo, perché nacque nel 48 e morì nell'84 per un tumore. Non originato dal suo viaggio a Mohenjo-daro, questo ve lo dico subito. Faccio un piccolo spoiler. Ma lui che cosa fece? Creò questa mappa che chiamò, eh, lo vedete in basso, David W. Davenport. Um, creò questa mappa prendendo i riferimenti dal Surya Siddhanta, ve lo citavo prima. Il Surya Siddhanta è il o uno dei trattati astronomici più antichi della storia umana. È indiano, ovviamente, stiamo parlando di India e contiene tutta una serie di informazioni uniche nel loro genere. Ad esempio, al di là di quello che andremo a dire fra poco, viene. Descritta la Terra come un pianeta sferico con buona pace dei terrapiattisti, e viene dato un, una stima di un diametro che è, eh, ha uno scarto infinitesimale rispetto a quella che è la stima moderna. Ma così si parla anche della velocità della luce, viene dato un valore della velocità della luce che è di poco inferiore a quella che è, è stata eh, calcolata in tempi recenti con gli strumenti più sofisticati, e anche qua è un testo che. Si perde nella notte dei tempi, eh, ci sono varie tradizioni, ma sappiamo che esiste almeno anche qui dal 4.5 secolo a.C. ma sicuramente preesisteva. Perché, ad esempio, nella domanda iniziale che mi aveva fatto Max sul discorso di, di quanto si può risalire indietro nel mondo indiano, ecco in questo caso per esempio il Surya Siddhanta in tantissimi passi parla di civiltà precedenti, parla di epoche estremamente più antiche spingendosi anche nel 10, 15.000, 20.000 a.C., come lo definiamo oggi cronologicamente. Ma Davenport che cosa fa? Davenport ovviamente era incuriosito dalle rotte che Deva, le divinità passate nel termine, indiane eh, facevano per arrivare sul nostro pianeta eh, e nel Surya Siddhanta trova la risposta a tutte le sue domande perché nel Surya Siddhanta si descrivono alcune di queste rotte si dice ad esempio che il dio Shiva per arrivare a Buloka che è al centro di questa mappa quindi la terra doveva percorrere una serie di eh, percorsi di tracitti arrivare che sono queste linee tratteggiate che vedete e poi poteva giungere sul nostro pianeta. Ed è incredibile perché il più antico trattato, tra i più antichi trattati astronomici al mondo, ci descrivono le rotte che eh, gli dei percorrevano a bordo dei loro vimana, delle loro macchine volanti per giungere sul nostro pianeta. Quindi anche qua è qualcosa di sbalorditivo se eh, raffrontata a quelle che sono le tradizioni di altre civiltà o di altri popoli. E eh, qui ci sono tutta una... Serie di dati interessanti che negli anni ho avuto modo, insomma, di, di parlarne, e, eh, ma, è per, io trovo sempre importante ribadirle. Ad esempio, eh, secondo Devenport, e quindi anche secondo il Surya Siddhanta, uno dei luoghi principali da cui venivano i Deva che giungevano sul nostro pianeta era un asterismo si dice di stelle, quindi un gruppo di stelle che si trova eh, nelle vicinanze, ovviamente le distanze sono quelle cosmiche di Betelgeuse e eh, questo asterismo di stelle si chiama Mrigashiras in eh, sanscrito che vuol dire la testa dell'antilope qui siamo in quella porzione di cielo che è la costellazione di Orione e noi se prendiamo tantissime tradizioni del pianeta, dagli egiziani agli aborigeni australiani al sud america, Orione è quasi sempre indicato come uno dei luoghi di origine delle divinità civilizzatrici che arrivano fin qua e portano le loro conoscenze. Guarda caso, anche qui il Surya Siddhanta eh, ci dice la stessa cosa eh, e lo trovo veramente affascinante, incredibile. Un altro dato interessante è una, un, quello che noi definiremmo oggi un sistema planetario nelle vicinanze di Betelgeuse, anche qui le distanze sono quelle cosmiche, anche perché poi Betelgeuse è una nana rossa se non sbaglio, per cui in un arco molto ampio è impossibile la vita, ma secondo il suo riassidante in questa zona della costellazione di Orione esisterebbe un gruppo di pianeti, un sistema solare chiamato Ardra, che vuol dire due cose, prevalentemente umido bagnato, ma anche verde, quasi a volerci dire che uh, c'è vita su quel pianeta, ovviamente mi prendo tutte le responsabilità del caso, così come Betelgius è una trasformazione di un termine arabo, ma Betel vuol dire la casa di Dio, la casa degli dèi, quindi sembra che questa, questo gruppo di stelle, questa porzione di cielo di, della costellazione di Orione per tante tradizioni sia veramente importante e sia deputata come il luogo di origine di buona parte delle divinità civilizzatrici che sono arrivate fino a noi. Un altro dato ancora più interessante è che eh, sempre nel sudiasitanta vengono citati quelli che vengono chiamati Viman pa Viman Gate, cioè passaggi per i, Vima, i Vimana o cancelli per i Vimana, il cui unico scopo è quello di far accorciare le distanze di viaggio. Cioè io entravo col mio Vimana in una porzione di cielo qui e comparivo quasi immediatamente a una distanza incredibile di anni luce in un'altra parte della nostra galassia. Ecco, questo è quello che eh, viene chiamato warp drive o viaggio a curvatura che Star Trek ci ha educato a conoscere ormai da, da tanti decenni ma che lo stesso Einstein insieme a Rosen, i ponti di Einstein-Rosen, ipotizzarono e teorizzarono, se non ricordo male, nel 1943. quindi un concetto che la fisica definiamola moderna, ha eh, negli ultimi 60-70 anni iniziato ad avvicinarsi e a credere che sia plausibile, eh, ma lui, noi lo troviamo in un testo che anche qui ha almeno dei 2000 anni. Tra l'altro una curiosità... Um, per chi si interessa di queste tematiche c'è stato un fisico messicano, ma che uh, a quel tempo si trovava in Germania, al Max Planck Institute, di nome Miguel Alcubierra che uh, all'inizio degli anni 90, se non ricordo male, nel 93, Dimostrò a livello teorico come il viaggio a curvatura fosse possibile. L'unica cosa che ci manca è la tecnologia, ma lui ha dimostrato, poi le sue formule sono state ampliate e approfondite nel corso del tempo anche da altri studiosi e oggi il viaggio a curvatura, per quanto sembri fantascienza, cioè la contrazione dello spazio-tempo, è ritenuto plausibile. Ci manca la tecnologia. Finché avremo combustibili fossili e quant'altro si va poco avanti ma un domani si parla forse di centinaia di anni queste tecnologie saranno raggiungibili e quindi potremo realmente uh, spostarci nel cosmo a meno che non arrivi prima qualcuno e non ce le dia così insomma di mettiamo soppianto. mettiamo da parte un po di mercurio per quando sapremo costruire il motore dai ah sì quello sicuramente Assolutamente sì, questa è una scheda invece che fece, eh, realizzò Ettore Vincenti che era amico e collaboratore di Davenport, indicando quelle che erano le stelle principali che secondo il Soria 70 ospitavano vita, quindi civiltà simili alla nostra, più avanzate, meno avanzate, ma per il Soria 70 queste sono alcune delle civiltà tra le 400.000 che vedevamo prima, descritte nel Padma Purana, che sono nella nostra porzione di cielo, quindi, e alcune eh, ritornano con altre tradizioni, altre mh, conoscenze che troviamo presso altre civiltà. Ovviamente, mappa osteggiata, tradizioni osteggiate, ma sono lì e basta prendere, avere la voglia di prendersi il Surya Siddhanta, che anche quello è un bel malloppone, però... Eh, ci sono, sono lì dentro, basta avere la voglia di tirarle fuori, di riverificarle e le troverete. Questo che cos'è? È una cosa inedita, è un, un testo del 1927 scritto per una rivista universitaria eh, da un, un laureato, se non sbaglio, in fisica di origini indiane e eh, per la prima volta nella storia occidentale... Questa è la prima volta in cui si parla di eh, un volo fatto almeno 4.000 anni fa, come vedete, quindi un manoscritto che poi era eh, il Vimanika Shastra, in cui, e, e poi ne vengono citati all'interno di questo articolo anche altri, ma in cui si parla di voli umani fatti almeno 4.000 anni fa. Ed è una cosa curiosa perché è un articolo, anche questo, facilmente recuperabile, ma non ne parla nessuno, forse perché è un po' troppo scomodo, soprattutto perché... Uh, venuto fuori in ambito accademico e parliamo di questo famigerato Vimanika Shastra perché uh, per tante persone per tanti anni è stato vituperato, si diceva un tempo, perché uh, sarebbe stato composto da Bharadwaja e se vi ricordate Bharadwaja era quel signore che tramite l'intervento di Indra aveva permesso di portare la Jurveda all'umanità ed era anche il santo patrono, diremmo noi, degli av aviatori eh, indiani. Eh, Barat era uno dei sette saggi e gli vengono attribuiti tutta una serie di testi tramandati in forma orale nel corso del tempo. Il Vimanika Shastra sarebbe uno di questi. Il problema è stato che quando venne fuori uh, fu dettato, poi vi farò vedere delle immagini fra poco, tra il 1918 e il 1923 uh, in, da un Pandit, quindi da un Bramino, al suo figlio adottivo e uh, si iniziò a parlarne pochi anni dopo. Uh, pensate che Jagadhi Chandra Bose, che magari qualcuno di voi conosce, è stato un grandissimo scienziato indiano, era un discepolo di Shubharaya Shastri, che era il Bramino che rese noto e pubblico questo testo. Ma per tanti anni, diciamo dagli anni. In poi si è sempre detto che questo testo era stato canalizzato, creato in tempi recenti. Ora, mh, nulla che volere con la canalizzazione, purtroppo è quello che si diceva prima e anche all'inizio. Siamo ignoranti, cioè ignoriamo la tradizione orientale. Non è una canalizzazione, era una tradizione orale. Che eh, ha preso una forma scritta solo in tempi recenti e ci sono tantissimi altri esempi simili che potremmo fare. Questo pandit chiede il permesso al suo maestro di poter rendere pubblica, pubblico questo testo. Il suo maestro gli dice va bene, fallo e lui inizia a dettarlo. Ma ad esempio, eh, lui detta altri 23 libri che ancora oggi sono all alla biblioteca dell'Università di Baroda in India. E eh, tra questi, per esempio, c'è l'Amsubodini, io ne ho una copia, eh, l'Amsubodini anche qua, parla delle origini dell'universo e, anche fosse inventato negli anni venti, l'Amsubodini ci descrive eh, non solo gli universi paralleli, ma anche qualcosa di del tutto uguale a, um, a quello che è la teoria del Big Bang e anche del Big Crunch. Quindi il Vimanika Shastra, tanto osteggiato, in realtà è una tradizione orale che viene portata avanti nel corso dei secoli, dei millenni, arriva fino ad oggi e trova uh, una forma scritta appunto tra il 1918 e il 1923. Questo signore un po' pelatino, senza il cappello, è Shubhara Shastri, non abbiamo foto sue, ma uh, come vedete muore nel 1940. Oltre a Chandra Bose c'è un altro suo allievo discepolo molto importante, Shivkur Bapuji Talpade. Talpade è del tutto ignoto a noi occidentali, però tutti sanno che all'inizio del Novecento i fratelli Wright fanno volare il primo velivolo della storia umana, almeno il primo che non si schianta all'istante ma percorre una certa distanza. Peccato che nel 1895, e anche qui ci sono i giornali dell'epoca, eh, questo signore, Talpade, quello col cappellino e i baffetti, che era allievo di Shubarai Shastri su, eh, in base agli insegnamenti e ai dettami di Shubharaya Shastri, tenta di ricostruire un Vimana che si chiama Marushakta, cioè amico dell'aria, e ci riesce. Percorre a circa 400 metri d'altezza un chilometro e mezzo, e poi l'aereo arriva a terra e si ferma. Peccato che negli anni 40 viene distrutto, perché fino a tutti gli anni 40, al 47, l'aereo di Talpade esisteva ancora. Quindi almeno otto anni prima dei fratelli Wright, un indiano discepolo di una tradizione iniziatica, di un, di un bramino di una tradizione iniziatica che eh, appunto conservava le conoscenze di Bharadvaja. Crea un velivolo, il primo vero velivolo della storia umana e lo fa volare. Quindi vedete anche qua quanto non conosciamo della, della nostra storia umana occidentale ma anche orientale. Per chi mette in dubbio tutto quello che, di cui vi ho raccontato, questa è la prima pagina, ma questa è la biografia di eh, Shubharaya Shastri. Lo leggete qua nella quarta riga. E se non sbaglio, qui non, non c'è scritto, ma nell'introduzione. Eh, scritta da Chandra Bose, eh, si dice proprio che era stata richiesta eh, perché non si voleva che la vita di questo grande uomo andasse perduta. In Soldoni racconta di come rimasto quasi orfano, giovanissimo, eh, fosse stato salvato da un bramino che lo aveva portato nella sua grotta, lo fosse stato allevato e quando aveva raggiunto una certa età aveva iniziato a imparare tutta una serie di testi, di tradizioni e conoscenze che poi eh, si portò avanti fino a quando non iniziò a renderle pubbliche. Considerate che questo signore Shubaraya Shasi non ha mai guadagnato una lira da quello che ha fatto e lo ha fatto, come diceva lui, ha donato questi testi solo a beneficio dell'umanità. Però questi testi oggi sono per noi di fondamentale importanza. Questa è l'unica foto nota che abbiamo fatto con un amico Diego D'Innocenzo, regista eh, proprio alla biblioteca di Baroda, del primo quaderno eh, scritto da, dal figlio adottivo di Sciubara Iasciastri, uno dei 23 quaderni in cui fu ehm, appunto dettato il Vimanica Asciastra, per cui... Anche qua ogni buon scettico si può leggere la biografia o si può vedere, andare a cercare questi testi a Barode. In India non è vicino, ma li troverà e vedrà che la storia che viene raccontata è un po' diversa. Il Vimani Shastra ci descrive questi velivoli che sono sicuramente pittoreschi in certi casi, ma come vi dicevo, furono uh, rappresentati secondo le conoscenze dell'epoca. Per cui vengono inserite eh, eliche dove non ci dovrebbero essere perché se leggete il testo non si parla di eliche e delle forme in certi casi un pochino particolari, ma ad esempio nello studio che ho fatto con la dottoressa Vaddadi noi abbiamo attinto a quelle che erano le descrizioni originali e questi disegni vengono fatti qualche anno dopo da uno studente di ingegneria che si chiamava Ellappa, lo vedete in basso a ogni scheda in basso a sinistra che tenta di ricreare qualcosa che non aveva mai visto per cui passiamogli anche qualche errore insomma però effettivamente sono delle forme molto curiose e, mh, e, e pittoresche questa invece è una ricostruzione che fa David William Davenport eh, a Roma perché lui eh, gli ultimi anni della sua vita li passò a Roma eh, di quello che secondo lui era eh, la rappresentazione del Rukmavimana e uh, vedete le scritte in sanscrito perché uh, lui scriveva anche in sanscrito, soprattutto per non farsi capire da, da noi italiani che già allora in diversi tentavano di rubargli le idee e non solo, quindi scriveva in sanscrito così era sicuro che nessuno gli fregasse il materiale e questa è la sua, uh, la sua visione del Rukmavimana molto più simile a quello che potrebbe essere effettivamente una navicella in grado di volare, ovviamente simile anche ai moduli lunari, però ovviamente è molto più attendibile questa di quelle che abbiamo visto prima.